Grazie della presentazione, grazie dell'invito. A proposito di queste ultime battute, a me piace ricordare che quando più di 50 anni fa, forse ormai quasi 60, ho fatto la mia tesi di laurea su Aristotele, i miei amici, i miei compagni di università mi dicevano: "Ma sei matto? Ma Aristotele, ma chi più si interessa di Aristotele? È superato." Oggi potrei documentarlo, il riferimento ad Aristotele è un tema costante del dibattito filosofico contemporaneo, cioè attuale, attuale. Continuano a scrivere libri, articoli. C'è una attualità di Aristotele che io 50 anni fa non avrei neanche immaginato e è andata bene, sono stato fortunato perché ho cominciato con un autore che poi si è rivelato di grande attualità. Così come credo di grande interesse sia il tema che trattiamo insieme questa sera, cioè l'amicizia in Aristotele. Perché? Perché intanto io ho dovuto scrivere l'amicizia e tutte le traduzioni parlano di amicizia perché la parola greca usata da Aristotele è filia e filia non si può tradurre se non con amicizia. Ma bisogna subito rilevare che in Aristotele, e credo nella letteratura greca in generale, la parola filia ha un significato molto più ampio di quello che diamo noi alla parola amicizia. Noi diciamo che c'è l'amicizia nel senso che ciascuno ha degli amici, ma distinguiamo l'amicizia che si prova per gli amici da altre forme di affetto, per esempio l'affetto che lega la moglie e il marito, i genitori e i figli, i membri di una stessa famiglia, i membri di una stessa città. Per Aristotele, filia, cioè amicizia, comprende tutte queste forme di affetto. Filia viene dal verbo phileo, che in greco vuol dire amare. Quindi la amicizia è qualunque forma di amore. Per questo è un tema importante, perché l'amore è ancora la cosa più positiva che ci sia nell'umanità, non solo al tempo di Aristotele, ma c'è da sperare ancora oggi. E è interessante vedere come ne ha parlato Aristotele, perché io adesso non ho fatto proprio i conti precisi, ma mi sentirei di dire che Aristotele è il filosofo che ha dedicato maggiore attenzione al tema dell'amicizia. Infatti, nella sua opera di etica più famosa, che è poi uno dei suoi capolavori, l'Etica Nicomachea, l'etica. Qualcuno traduce etica a Nicomaco. Nicomaco era il figlio di Aristotele, perché presumibilmente si chiama così l'opera in quanto dedicata da Aristotele al figlio. C'è anzi, lo dico tra parentesi, un filosofo spagnolo, adesso mi sfugge il nome ma mi verrà in mente, che ha scritto Etica per Fernando Savater, ha scritto Etica per un figlio, tradotto anche in italiano con questo titolo, che è una imitazione dell'etica a Nicomaco, cioè per il figlio. È l'insieme dei consigli che un padre potrebbe dare al figlio per il bene del figlio, come solo un padre può provare. L'Etica Nicomachea è un'opera in 10 libri. I libri erano la misura con cui gli antichi facevano i libri, erano i rotoli in genere di papiro, di pergamena. Di questi 10 libri, che parlano di tutte le virtù, virtù etiche, virtù dianoetiche, due interi libri, l'ottavo e il nono, sono dedicati all'amicizia. Nessun'altra virtù, neanche la giustizia, che per Aristotele è fondamentale e che occupa un intero libro, il quinto, ma neanche la giustizia ha 2 libri su 10, cioè un quinto dell'intera Etica Nicomachea. Inoltre, Aristotele ha scritto anche un'altra etica sicuramente, l'Etica Eudemia,
di cui un intero libro è ugualmente dedicato all'amicizia, il settimo, e poi c'è una terza etica di cui non si è sicuri che sia di Aristotele, la cosiddetta grande etica, dove pure c'è un bel pezzo sull'amicizia. Quindi mettendo insieme tutte queste trattazioni, noi abbiamo, io credo, un centinaio di pagine di Aristotele sull'amicizia, cosa che non si riscontra in nessun altro filosofo, né antico, né medievale, né moderno o contemporaneo. Evidentemente per Aristotele l'amicizia era una cosa importante. L'amicizia era una virtù. Questa è una prima precisazione che va fatta perché non è precisamente conforme al nostro modo di pensare. Noi pensiamo che l'amicizia è una forma di affetto che si può provare, per alcune persone sì, per altre no, ma non ci viene in mente tra le virtù. Intendiamoci, virtù che cosa vuol dire? Per i greci arete non ha solo un significato morale come l'opposto del vizio, ha un significato più generale, cioè vuol dire qualunque forma di eccellenza, qualunque forma di perfezione. È uno dei significati che ancora rimane oggi quando noi diciamo che un musicista è un virtuoso. Non intendiamo il suo comportamento morale, ma la sua bravura nel suonare lo strumento. O quando parliamo di virtuosismo, sempre in musica, per indicare una particolare forma di eccellenza, di perfezione. Ora, l'amicizia per Aristotele è una virtù, cioè è una perfezione, è qualche cosa che contribuisce a perfezionare gli esseri umani, a renderli migliori, e siccome per Aristotele virtù coincide con felicità, contribuisce a renderli felici. Fa parte dunque della felicità. Per capire che cosa Aristotele ha scritto sulla amicizia, io ho raccolto un insieme di passi dell'Etica Nicomachea, appunto dei libri ottavo e nono. Il sottotitolo di questi incontri è Tizio legge qualche cosa. Nel mio caso si è scritto che io leggo Aristotele, allora lo voglio veramente leggere, cioè leggiamolo insieme. C'è un primo passo, è proprio l'inizio del libro ottavo dell'Etica Nicomachea che dice: dopo di ciò veniamo a trattare dell'amicizia, dato che questa o è una certa virtù o è connessa alla virtù. Ecco, vedete subito che Aristotele presenta l'amicizia come una certa virtù, una forma di eccellenza, di perfezione. E poi aggiunge, e inoltre è un aspetto estremamente necessario della nostra vita, dato che nessuno sceglierebbe di vivere senza amici, anche se avesse tutti gli altri beni. Tutti gli altri beni sono, qui stesso li illustra, la salute, la ricchezza, il potere, la bellezza, tutto quello che volete, ma anche se uno avesse tutte queste cose e non avesse amici, qui non avere amici vuol dire non avere persone care. Persone caro in greco si dice philos, che è appunto l'oggetto di amore, l'oggetto di amicizia. Se uno non avesse nessun affetto al mondo, il possesso di tutti gli altri beni non basterebbe a renderlo felice. Questa è la prova della necessità dell'amicizia. E come vi dicevo prima, ecco che per Aristotele l'amicizia ha molti significati, cioè comprende tutte le forme di affetto. Lo leggiamo nel passo numero 2. Si ritiene che per natura vi sia amicizia del genitore verso i suoi figli e nei figli verso chi li ha generati. E ciò non solo tra gli uomini, ma anche nella maggior parte degli animali. Questo per dire quanto è connaturato questo sentimento di amicizia, non è solo negli esseri umani, ma in tutti gli animali. Che vi sia amicizia reciproca tra gli animali della stessa specie e soprattutto tra gli esseri umani, e da ciò derivano le lodi per i filantropi, cioè quelli che amano l'essere umano,
e quindi riconoscono nell'essere umano questa disposizione ad amare gli altri. E poi c'è questa annotazione che mi pare molto indovinata, anche nei viaggi si può vedere come ciascun essere umano senta vicino a sé e quindi amico ogni essere umano. Dovete pensare che cos'erano i viaggi al tempo di Aristotele, non è come oggi prendiamo la Freccia Rossa, andiamo a Roma in 3 ore, mettersi in viaggio voleva dire rischiare la vita, perché i viaggi erano per lo più per mare e le navi erano navi piccole, potevano naufragare, oppure erano lunghi viaggi fatti a piedi o a cavallo. E quindi qualunque persona si incontrasse in questi viaggi, spontaneamente veniva da considerarla un amico. Questa è la prova, il segno, secondo Aristotele, di quanto l'amicizia sia connaturata agli esseri umani. E poi ecco il confronto tra amicizia e giustizia, l'altra grande virtù di cui Aristotele parla nell'Etica. L'amicizia tiene unite le città. Sapete che la città per i greci era la forma di associazione perfetta. Non è solo la città nel senso moderno, era la società, come dice lo stesso Aristotele, autosufficiente, che possedeva tutto il necessario non solo dal punto di vista materiale, le risorse economiche, ma anche dal punto di vista spirituale. Pensate che cos'era Atene al tempo di Aristotele e quello che offriva anche come, per esempio, il teatro, che era il momento in cui i cittadini ricevevano dalla città la stessa educazione dello spirito nel teatro. Ecco, l'amicizia tiene unite le città e i legislatori si occupano di essa più che della giustizia. Infatti si ritiene che la concordia sia qualcosa di simile all'amicizia e i legislatori perseguono soprattutto questa, mentre tengono fuori dalla città soprattutto l'inimicizia come una nemica. Nella città ci deve essere la concordia, cioè anche c'è quindi una amicizia tra concittadini, la cosiddetta amicizia civica, che non vuol dire necessariamente conoscersi tutti e andare tutti insieme a mangiare, bere, eccetera. Vuol dire avere tutti un fine comune, il bene generale, il bene comune, e collaborare tutti a questo fine. Questa è l'amicizia civica. E poi, guardate questa annotazione, tra gli amici, cioè tra le persone che si vogliono bene, non c'è nessun bisogno di giustizia. È come quando noi, se io faccio un contratto con uno sconosciuto, allora ho bisogno di carta, bollo, firme, notaio. Ma se invece parlo con un amico, o con mio figlio, o con mio fratello, io gli posso prestare dei soldi, farmeli prestare, fare qualsiasi cosa senza bisogno di giustizia, cioè di contratti, di carte. Perché? Perché appunto tra gli amici non c'è nessun bisogno, che vuol dire tra le persone che si vogliono bene, e quindi si fidano l'una dell'altra, non c'è nessun bisogno di giustizia, mentre i giusti hanno ancora bisogno dell'amicizia. Quindi, mentre l'amicizia contiene in sé la giustizia non contiene ancora in sé l'amicizia, ma ha bisogno dell'amicizia. E il culmine della giustizia è considerato un sentimento vicino all'amicizia. Queste sono annotazioni, secondo me, molto, molto valide, anche molto profonde. Ma ecco adesso di spiegarsi l'attitudine tipica di Aristotele. Per qualunque concetto egli prende in considerazione, subito ne distingue diversi significati. Questo distinguere i diversi significati delle parole è tipico di Aristotele. E dice, passo numero 4, non si ama tutto. L'amicizia appunto vuol dire amare, no? Ma ciò che è amabile, ossia ciò che è degno di essere amato. E ciò che è amabile è buono, o piacevole, o utile. Dunque, qui Aristotele distingue 3 tipi di oggetti degni di essere amati. Il buono, cioè il bene, l'utile e il piacere.
Tre dunque sono le cause per cui la gente ama qualcosa. Mentre l'affetto per gli oggetti inanimati non prende il nome di amicizia, infatti in essi non vi è contraccambio di affetto. Cioè, non ha senso dire che si prova amicizia per gli oggetti inanimati. Più avanti lui dice, se ci sono quelli che amano il vino, ma non direbbero mai che il vino è un amico. Perché? Perché non c'è il contraccambio. E quindi ecco un'altra caratteristica dell'amicizia. C'è amicizia dove c'è il contraccambio, dove ci si vuole bene reciprocamente, come appunto tra amici, tra coniugi, tra genitori e figli, tra amanti, tra tutti quelli che si vogliono bene. Di conseguenza saranno tre le specie di amicizia, uguali di numero alle cose amabili, e si avrà un ricambio di affetto non celato secondo ciascuno di questi oggetti. Dunque abbiamo tre forme, tre tipi di amicizia, quella fondata sul bene, quella fondata sull'utile e quella fondata sul piacere. Ed ecco l'analisi che Aristotele fa di ciascuna di queste tre, cominciando da quella fondata sul piacere. L'amicizia tra i giovani tende al piacere. Dato che i giovani vivono seguendo le loro passioni e perseguono il loro piacere immediato. Qui non c'è una condanna, un giudizio negativo sull'amicizia fondata sul piacere. È una forma di amicizia ed è una forma di amicizia diffusa soprattutto tra i giovani. Poi aggiunge, quando l'età cambia, anche le cose piacevoli divengono altre e per questo i giovani diventano amici in poco tempo e in poco tempo rompono l'amicizia, perché l'amicizia muta contemporaneamente al mutare di ciò che loro piace e di piaceri del genere è rapido il mutamento. Se un piacere dipende unicamente dall'aspetto fisico, dalla bellezza, quando poi la bellezza svanisce, svanisce anche il piacere. E se l'amicizia era fondata unicamente su questo piacere, svanisce anche questo tipo di amicizia. E infatti subito dopo Aristotele dice esplicitamente, i giovani sono portati ai rapporti erotici, che è una forma di amicizia, dato che la maggior parte dell'erotismo si basa sulla passione ed è causata dal piacere. Proprio per questo amano e in poco tempo non amano più. E cambiano spesso opinione. Questa è dunque la forma di amicizia fondata sul piacere. Io qui ho portato naturalmente i passi, c'è molto di più, se leggete il testo completo, cosa che vi invito a fare perché è magnifico. Dante aveva una passione per l'etica nicomachea, tanto che a un certo punto, mi pare nel Purgatorio, si fa dire da Virgilio, la tua etica. Virgilio dice a Dante, ma è Dante che ha scritto ovviamente queste parole, che l'etica nicomachea è la sua etica, cioè l'opera a cui egli era più affezionato. Passiamo alla seconda forma, quella basata sull'utile. Un'amicizia di questo genere si trova soprattutto tra gli anziani. Infatti le persone di questa età non perseguono il piacere ma l'utile. E anche tra le persone mature, quindi non occorre essere anziani, anche maturi, cioè un po' prima, e tra i giovani, che per sé, e anche tra giovani si può perseguire l'utile. E quindi c'è un'amicizia basata sull'utile tra gli anziani, tra le persone mature e tra i giovani. Persone del genere non pensano affatto a vivere insieme, dato che a volte non si trovano nemmeno piacevoli. E quindi non sentono il bisogno di frequentarsi quando non risultino utili e si trovano piacevoli solo nella misura in cui hanno la speranza di ricavarne qualche bene. È quella che noi chiameremmo l'amicizia fondata sull'interesse. L'interesse può essere l'interesse che si ha, per esempio, in una società che ha degli scopi economici, di guadagno, o anche degli scopi, non so, una società sportiva, una società culturale, una società in cui c'è appunto un fine comune che interessa a tutti i partecipanti e quindi i partecipanti si considerano amici, ma di questa forma di amicizia, che
che non riguarda il piacere ma l'utile, e quindi non è detto che debbano anche voler stare insieme e vivere insieme, perché può darsi che qualcuno sia magari poco piacevole, però è utile. E quindi c'è anche questa forma di amicizia basata sull'utile, sull'interesse. E poi c'è quella basata sul bene, il passo numero 7. Perfetta, notate, delle altre due non ha detto che sono perfette. Perfetta è l'amicizia tra i buoni e coloro che sono simili per virtù. Anche qui bisogna dare alle parole il giusto peso, i buoni. Non sono i buoni nel senso del buonismo, come si dice oggi, quelli che vogliono dare ragione a tutti. No, buono è, agathos, è l'uomo per bene, l'uomo di valore, l'uomo degno di stima, degno di essere apprezzato. Questo è il buono. E quindi è colui che possiede la virtù, che possiede l'eccellenza, che possiede la perfezione, e per questo è degno di essere amato e viene amato per il suo valore, per il valore intrinseco che lo caratterizza. Quando c'è una amicizia tra persone di questo tipo, che si vogliono bene perché apprezzano ciascuno il valore dell'altro, abbiamo la forma di amicizia perfetta, la migliore di quelle considerate. Costoro, infatti, in quanto buoni, desiderano allo stesso modo, reciprocamente, il bene l'uno dell'altro. Cioè non si cerca più soltanto il piacere o l'utile, ma il bene, cioè la felicità l'uno dell'altro. Ciascuno desidera rendere felice l'altro. Coloro che desiderano il bene dei propri amici per loro stessi sono amici al massimo grado, quindi è la forma più alta di amicizia. Quindi tale amicizia permane salda finché essi rimangono buoni e la virtù è cosa stabile. Se uno è virtuoso, se uno è persona di valore, non cambia, anche se invecchia, anche se no, non cambia, resta una persona di valore. Ciascuno di questi è buono sia in assoluto che rispetto all'amico. Infatti i buoni sono sia buoni in assoluto, sia utili reciprocamente e allo stesso modo anche piacevoli. Ecco come questa terza forma comprende in sé anche le altre due. Perché quando si prova amicizia per una persona di valore, non solo l'amicizia è fondata sul bene reciproco, ma anche, è anche utile ed è anche piacevole. Ma poi ci sono dei problemi. Vediamo un po'. Per esempio, l'amicizia presuppone uguaglianza o disuguaglianza tra gli amici? Vedete come sono poi i temi di cui si continua a discutere ancora oggi. La rivoluzione francese parlava égalité, liberté, fraternité. Fraternité sarebbe l'amicizia, ma poi c'era appunto égalité. Allora come la mettiamo in rapporto tra amicizia e uguaglianza? Le forme di amicizia di cui abbiamo parlato, scrive Aristotele, siamo al passo numero 8, si basano sull'uguaglianza. C'è poi un'altra specie di amicizia, quella basata sulla superiorità, come ad esempio quella del padre per il figlio e in generale del più anziano verso il più giovane, del marito verso la moglie e di ogni specie di governante per il sottoposto. Come sapete, Aristotele e non solo lui, tutta la società antica, sia greca che romana, ma anche nella società ebraica, c'è questa visione maschilista per cui il marito deve comandare alla moglie. Aristotele dice che il governo della casa deve essere un governo politico, non un governo né tirannico né di tipo monarchico, perché i coniugi sono uguali. C'è un passo in cui dice che sono uguali. Il governo politico è il governo tra uguali. Però, malgrado siano uguali, il marito è più adatto a governare,
hegemonikotheros. Ma non sempre, poi aggiunge Aristotele, perché ci sono molte famiglie in cui la moglie è più capace del marito. Prendeva atto della situazione, è così, era così anche al tempo suo. E quindi ci può essere anche amicizia fra disuguali, nel senso che se si ammette che c'è disuguaglianza tra il padre e il figlio, tra il marito e la moglie, tra il governante e il governato. Però questa disuguaglianza non deve essere eccessiva, perché se la distanza è grandissima, come quella che ci separa da un Dio, l'amicizia non permane più. Per capire queste parole bisogna tornare a quella che era la visione del mondo propria degli antichi, che era una visione politeistica in cui non c'era solo la specie umana come specie di esseri viventi, c'erano anche gli dèi. Gli dèi erano una specie di viventi che si distinguevano dagli umani perché erano immortali, mentre gli umani sono mortali, e beati, cioè felici, mentre gli esseri umani sono infelici. Ebbene, tra esseri umani e esseri divini c'è troppa distanza, c'è troppa disuguaglianza, dice Aristotele, perché ci possa essere vera amicizia. Notate qui la concezione tipica delle società pagane in cui non c'era l'idea di un Dio che ama l'uomo come è propria del cristianesimo, ma anche di altre grandi religioni monoteistiche. Il Dio di Aristotele, gli dèi non hanno nessuna ragione per amare gli uomini, anche se c'è un passo sempre dell'etica Comachea, dove Aristotele dice che il sapiente è caro agli dèi. Se è caro vuol dire che anche gli dèi hanno caro qualcuno. Però non tutti gli uomini, ma il sapiente. Quindi siamo ben lontani da una visione come quella del cristianesimo che insegna che invece Dio ama gli uomini, Dio si sacrifica per gli uomini. Quindi per Aristotele tra esseri umani e esseri divini non c'è, non ci può essere vera amicizia. Torniamo adesso alla amicizia civica, quella tra concittadini. In ogni comunità vi è una qualche forma di giustizia e un tipo di amicizia. Le altre forme di comunità perseguono un utile parziale come il guadagno o perseguono il piacere. Tutte queste comunità si ritiene che siano subordinate alla comunità politica. La comunità politica è la città, la polis, che per Aristotele è quella che comprende tutte le altre. Tutte sono subordinate a questa, dato che questa non tende a un utile immediato, ma a quello che si estende nell'intera nostra vita. Il compito della città, della polis, per Aristotele era di permettere ai cittadini di vivere bene, euzen, cioè di essere felici. Questa idea, che a noi sembra strana, nessuno di noi pensa che lo Stato si preoccupi della nostra felicità, però è un'idea che è rimasta anche in età moderna nella Costituzione di alcuni Stati. Pensate alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, dove c'è scritto che compito dello Stato, della federazione, è the pursuit of happiness, il perseguimento della felicità. Un nostro illustre concittadino, che purtroppo non c'è più, il professor Aldo Stella, che era professore di storia moderna, ha dimostrato in una serie di articoli pubblicati in tutto il mondo che questa idea che c'è nella Costituzione americana del perseguimento della felicità come fine della società politica deriva da Aristotele. Cioè è stata messa nella Costituzione americana da Thomas Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti, il quale l'aveva ricevuta da un filosofo inglese suo amico, Joseph Priestley,
che a sua volta l'aveva recepita dai i fratelli Socini o Sozzini, che venivano dalla Polonia e avevano recepito in Polonia l'influenza dell'aristotelismo padovano, perché nel Cinquecento Padova era l'università a cui venivano dalla Polonia e anche dalla Boemia, eccetera. E Stella ha mostrato come questa idea, che è nella politica di Aristotele, attraverso l'aristotelismo padovano del Rinascimento, il socinianesimo polacco, Joseph Priestley e Thomas Jefferson, sia entrata da Aristotele nella Costituzione americana. È una ricerca bellissima che mostra anche la validità di queste idee. Ora, se lo scopo della città, della polis, è il bene dei cittadini, il vivere bene dei cittadini, è chiaro che tutti coloro che contribuiscono, che collaborano alla realizzazione di questo bene, sono tra di loro amici. Questa è l'amicizia civica. Interessante poi è il parallelismo che Aristotele fa tra i tipi di amicizia e i tipi di costituzione. Sapete che gli antichi, non solo Aristotele, distinguevano vari tipi di costituzione: quella monarchica, dove governa uno solo, quella aristocratica o oligarchica, dove governano pochi, e quella democratica, dove governano i molti, la maggioranza. Vediamo questo parallelismo. L'affetto paterno, cioè, o meglio, scusate, leggiamo il passo numero 10 sin dall'inizio. È evidente che vi è un'amicizia secondo ciascuna delle costituzioni, della misura in cui vi è anche un tipo di giustizia. L'affetto paterno, cioè l'amicizia del padre verso il figlio, l'affetto del padre, è del tipo che si ha nel regno. Il regno è la costituzione di tipo monarchico, ma buona, dove cioè il governante ha a cuore il bene dei governati, mentre quando questa costituzione degenera, cioè quando il governante, anziché fare il bene dei governati, fa soltanto il bene proprio, diventa tirannide, la peggiore tra tutte le costituzioni. Il regno dove il re si prende cura dei sudditi affinché stiano bene. E quindi è una forma di amicizia. L'amicizia del marito verso la moglie è la stessa che si ha in una costituzione aristocratica, dato che si basa sulla virtù. Nella famiglia c'è il governo, ma non il governo di uno solo, ma neanche il governo di tutti, c'è il governo dei due, padre e madre, marito e moglie. E quindi è una costituzione di tipo aristocratico e quindi c'è una forma di amicizia simile a quella che si ha nella costituzione aristocratica. E infine l'amicizia tra i fratelli, ecco gli uguali, somiglia a quella che si ha secondo la costituzione timocratica. Qui nell'Etica Nicomachea Aristotele usa la parola timocratica per indicare la costituzione, quella che noi chiamiamo democratica, ma per i greci la parola democrazia aveva un significato negativo, per Platone, per Aristotele, anche per Socrate, perché voleva dire lasciare che governino tutti senza tenere minimamente conto né dei meriti né delle capacità. Pensate che nelle democrazie antiche i governanti, per garantire a tutti la più assoluta uguaglianza, venivano estratti a sorte. Quindi poteva capitare che andasse al governo una persona del tutto incapace o anche del tutto disonesta. Ecco, questa è l'amicizia. Allora, in una democrazia buona, cioè non degenerata, che Aristotele qui chiama timocrazia, si ha l'amicizia tra uguali come c'è tra fratelli di una stessa famiglia. Ma andiamo avanti, perché nella tirannide vi è poco di amicizia o niente. Vengono in mente le pagine magnifiche di Platone nella Repubblica sul tiranno, dove il tiranno non ha amici. Il tiranno crede di essere libero, ma in realtà è schiavo delle sue passioni, perché può fare qualsiasi cosa e non c'è nulla che lo tenga a freno, che lo corregga.
Il tiranno è, secondo Platone, la persona più infelice di tutti. Appunto, non ha amici. Nella tirannide non vi è niente amici, ma il rapporto è simile a quello del padrone verso lo schiavo. Il tiranno tratta i suoi concittadini come un padrone tratta gli schiavi. In quanto uno è schiavo, non vi è amicizia nei suoi confronti, ma in quanto è un essere umano, sì. Ecco un'altra delle caratteristiche delle società antiche, la schiavitù. Scusate, faccio una piccola parentesi, perché dopo si usa dire quelli che ce l'hanno con Aristotele, Aristotele era maschilista, era schiavista, era razzista, perché pensava che i greci fossero migliori di tutti gli altri. Tutti erano così a quel tempo. Cioè, nelle società, chi ha capito questo, a differenza di molti marxisti, è stato Carlo Marx, il quale ha scritto che le società antiche, quelle che lui chiama precapitalistiche, dovevano necessariamente ricorrere alla schiavitù perché non c'erano le macchine, perché non c'erano i mezzi di produzione forniti dalla scienza e dalla tecnica moderna. Aristotele lo dice, l'aveva già capito anche lui, dice in un passo della Politica, se le spole tessessero da sé, non ci sarebbe bisogno di schiavi. L'idea che le spole, la spola del telaio, possa tessere da sé è l'idea della macchina. Una delle prime macchine costruite, credo ancora nel Settecento, era la macchina per tessere. Dove? La caserma. Ecco, se le macchine, nel momento in cui si costruiscono le macchine, non c'è più bisogno di schiavi. Gli schiavi dunque erano una necessità, Marx l'aveva capito, nelle società precapitalistiche erano una necessità. Aristotele è il primo che si pone il problema, ma è giusto che ci siano degli schiavi. Alla fine conclude che in molti casi è giusto. Perché quando uno non sa governarsi da sé, nel suo interesse è bene che sia governato da un altro, che vuol dire mantenuto. Perché poi il padrone doveva mantenere lo schiavo e doveva anche cercare di mantenerlo abbastanza bene, perché se lo schiavo si ammalava o si indeboliva, il danno era anche del padrone. Non è come spesso accade purtroppo nella società moderna, dove che l'operaio stia bene o male, non interessa al datore di lavoro. Invece al padrone interessa il bene dello schiavo. Però c'è una tale differenza tra padrone e schiavo che, dice qui Aristotele, non ci può essere amicizia per lo schiavo in quanto schiavo, ma per lo schiavo in quanto essere umano, sì. Il che vuol dire che anche lo schiavo è un essere umano. Non è una macchina, non è una bestia, un animale, come uno si serve del bue o dell'asino. È un essere umano e quindi in quanto tale ha diritto che si provi verso di lui un sentimento di amicizia, di affetto. Tra marito e moglie, passo numero 11, l'amicizia pare essere per natura. L'essere umano tende ad accoppiarsi per natura, cioè per garantire la sopravvivenza della specie, la riproduzione, più di quanto non sia animale politico. Cioè questa tendenza naturale all'accoppiamento addirittura viene prima della tendenza a formare la città, quella per cui l'uomo è un animale politico, tanto più quanto la comunità familiare è anteriore e più necessaria della città, cioè viene prima. Aristotele definisce la città come un insieme di famiglie. Quindi ci devono essere anzitutto le famiglie perché poi ci sia la città. Anche se poi aggiunge che il fine della famiglia è garantire il vivere, che vuol dire il sopravvivere, cioè mangiare, bere, dormire, vestirsi e ripararsi dalle intemperie, mentre il fine della città è il vivere bene, cioè il realizzare pienamente tutte le capacità umane. In famiglia non si può rappresentare le tragedie di Eschilo e di Sofocle. La città lo può fare e l'essere umano, andando a vedere le tragedie di Eschilo e di Sofocle,
realizza pienamente la sua umanità. Noi diciamo la cultura, la vita dello spirito, la pienezza. Per questo motivo, nell'amicizia familiare tra marito e moglie, in tale amicizia pare esservi sia l'utile che il piacevole, ma essa sarà anche basata sulla virtù se i coniugi sono persone da bene, dato che, cioè persone di valore, persone buone, nel senso forte del termine, dato che vi è una virtù propria di ciascuno dei due ed è possibile che entrambi traggano un piacere proprio da essa. Il piacere che si prova volendosi bene tra persone virtuose, tra persone buone. E poi un'altra osservazione mi pare molto interessante, l'amicizia, c'è anche un'amicizia per se stessi. I rapporti di amicizia che si hanno con gli amici paiono derivare da quelli che si hanno con se stessi. Anche la famosa regola d'oro, quella che sta alla base di tutte le religioni, ama il prossimo tuo come te stesso. Non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te stesso. Prende come base l'amore per se stesso. Ama l'altro come già ami te stesso. Quindi c'è anzitutto un amore per se stessi, che non è egoismo. Lo chiariremo subito. Perché, dice, l'uomo da bene, cioè l'uomo virtuoso, l'uomo di valore, l'uomo buono, si atteggia con l'amico come con se stesso, dato che l'amico è un altro se stesso. Ecco il punto. Cioè l'amore di sé e l'amore verso l'amico coincidono perché l'amico è come un altro me stesso. Io amando l'amico è come se amassi me stesso. I cattivi, siccome non, cioè quelli malvagi, viziosi, siccome non hanno nulla di amabile, non provano nessun affetto verso se stessi, quindi non hanno nemmeno amici. Possono avere soltanto un interesse, un piacere a collaborare con l'altro, ma non un vero affetto, una vera forma di amicizia, perché non amano nemmeno se stessi, perché neanche per loro stessi sono degni di essere amati. E che questa forma di amore verso di sé non sia egoismo, lo prova il passo numero 13. L'uomo eccellente compie molte cose per gli amici e per la patria, anche se dovesse morire per loro. Sacrificherà ricchezze, onori e in genere i beni che sono oggetto di contesa, riservando per sé il bell'agire, cioè l'agire nobile, generoso, altruistico, diremmo noi, disinteressato. Infatti, sceglierà di provare un piacere sublime per poco tempo, piuttosto che un piacere debole per molto tempo, e di vivere un anno solo in modo bello, piuttosto che molti anni come capita, e di compiere una sola azione bella e grande, piuttosto che molte azioni piccole. Qui c'è il ritratto di quello che Aristotele, in un altro libro dell'Etica, chiama l'uomo magnanimo, che vuol dire dal grande animo, megalopsikos, megalopsikos. L'uomo dal grande animo è colui che non è interessato alla utilità meschina, è colui che ama compiere azioni nobili, azioni generose verso gli altri e preferisce una singola azione nobile a molte azioni meschine. E questi è capace anche di dare la vita, se necessario, per le persone che ama. Certamente ciò si verifica per coloro che danno la vita per uno scopo e quindi scelgono per sé un agire bello e grande. Quindi vedete, non è egoismo, perché la persona virtuosa, il magnanimo, è anche disposto a dare la vita, se necessario, per gli altri.
c'è un passo del Vangelo in cui Gesù dice: nessun amore è più grande di quello di chi dà la vita per la persona che ama. E questi passi sul magnanimo, sul megalopsicos, sono piaciuti perfino a Nietzsche. Nietzsche non era un aristotelico, era tutto il contrario. Voleva il superuomo, eccetera. Però di fronte alla pagina dell'Etica Nicomachea, dove Aristotele parla del magnanimo, del megalopsicos, Nietzsche dice: questa sì, questa è vera grandezza. Questo significa aver capito a quali altezze può arrivare l'umanità. Amicizia e felicità. Si discute anche se l'uomo felice abbia bisogno di amici o no. Si dice infatti che chi è beato e autosufficiente non ha affatto bisogno di amici, dato che possiede tutti i beni. Ecco, si dice, c'è qualcuno che dice: ma se uno ha già tutto, che bisogno ha di amici? Pare assurdo però, scrive Aristotele, che chi attribuisce tutti i beni all'uomo felice non gli conceda di avere amici, i quali per consenso comune sono il bene esteriore più grande. Per Aristotele la felicità, lui non era d'accordo con Platone e con gli stoici, secondo cui il saggio, se è saggio, può essere felice anche fra i tormenti. No, per Aristotele per essere felici ci vogliono anche delle condizioni esterne, la salute. È difficile essere felici da ammalati. Un minimo di disponibilità, di risorse economiche, non si può essere felici nella miseria. Lui pensava poi... parla della bellezza, un aspetto gradevole. È difficile che uno che ha un aspetto ripugnante si trovi bene con gli altri. E poi vengono i beni interiori, la virtù, eccetera. Ma gli amici sono il più importante di questi beni esteriori, senza i quali non c'è felicità. Sono il bene esteriore più grande. È assurdo anche fare dell'uomo beato un individuo solitario, dato che nessuno sceglierebbe di avere tutti i beni possibili a questo prezzo, l'aveva detto anche all'inizio. L'uomo è un animale politico. Cosa vuol dire animale? Beh, animale vuol dire vivente. Zon viene da zen, che vuol dire vivere. Politico, cioè fatto per vivere nella polis, nella città. Fuori dalla città, dice Aristotele, possono vivere solo le bestie o gli dèi. Ma gli esseri umani sono fatti per vivere nella città e per natura tende a vivere in comune. Perciò l'uomo felice avrà bisogno di amici. La amicizia è parte essenziale, indispensabile della felicità. Senza amici, senza affetti, non c'è felicità. Se l'uomo eccellente si comporta verso l'amico come si comporta verso di sé, dato che l'amico è un altro se stesso, così come per ciascuno è desiderabile il proprio esserci, è desiderabile l'esserci dell'amico. Ciò potrà verificarsi per mezzo della vita in comune e della comunità di ragionamenti e di pensieri. Ecco, tra persone che si vogliono bene, è spontaneo desiderare stare insieme, vivere in comune, perché uno, come ama il proprio esserci, ama l'esserci della persona amata, quindi vuole che ci sia, che sia presente, che sia vicina a lui. E bella poi questa frase: vita in comune e comunità di ragionamenti e di pensieri. Non dimenticatevi che chi scrive è un filosofo, uno che amava i ragionamenti e i pensieri, ma fatti in comune, non da soli, non filosofare per conto proprio, chiusi in una torre, ma filosofare insieme con gli altri. Ed ecco il passo per me più bello, io l'ho preso come titolo per un mio libro, quello in cui, è il passo numero 16, poi finiamo, quello in cui per ciascuno consiste l'esserci, ciò per cui desideriamo vivere è proprio ciò che desideriamo fare con gli amici. Cioè la cosa che più ci sta a cuore, quella è la cosa che vogliamo fare con gli amici. E guardate gli esempi. Per questo vi è chi beve insieme. Quelli che amano bere preferiscono bere con gli amici piuttosto che bere da soli.
Sono esempi terra a terra, ma sono concreti, presi dalla vita quotidiana. E giocano a dadi insieme, quelli che amano giocare. Altri fanno ginnastica in comune. Per i greci la ginnastica era fondamentale, fa ginnastica la mattina e la sera. O vanno a caccia insieme, o fanno insieme filosofia. Sum philosophusin. Questo verbo, sum philosophein, compare qui, in tutta la letteratura greca, per la prima volta. Vuol dire fare filosofia insieme, cioè discutere con gli altri, non far filosofia da soli. Qui c'è un'esperienza personale di Aristotele. Aristotele, come sapete, visse per 20 anni nell'Accademia di Platone, la scuola da cui ha preso il nome ogni accademia. 20 anni non sono pochi. Vi entrò a 17 e ne uscì a 37. Ma perché ne uscì? Perché Platone era morto. Se Platone fosse vissuto ancora, sarebbe rimasto per sempre. Ma a un certo punto non c'era più Platone e non c'era più motivo di stare nell'Accademia. Però Aristotele, e quindi quando lui parla del fare filosofia insieme, pensa al periodo da lui trascorso nell'Accademia di Platone, dove si faceva filosofia tra amici, con gli amici, con le persone a cui si vuole bene. Quindi il sim philosophein, il fare filosofia insieme, è proprio l'emblema del modo greco, platonico, aristotelico di fare filosofia, o anche di Socrate, perché anche Socrate andava. E tutti passano la loro giornata facendo con gli amici quella cosa che amano sopra ogni altra, tra tutte quelle che compongono una vita. Quindi la felicità consiste nel poter fare con gli amici, con le persone che si amano, la cosa che più ci piace, che più ci interessa. Fine.